Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questa nuovissima reaction che era assolutamente d'obbligo, ragazzi, perché ieri allo State of Play Sony ha finalmente pubblicato, ragazzi, il trailer che ha rivelato al mondo intero finalmente la data di uscita di The Last of Us Part 2, data che purtroppo, ragazzi, io già ho visto, ancora prima di vedere il trailer, che invece per fortuna sono riuscita ancora a non vedere, grazie ai social, perché ragazzi, appena ho aperto Instagram ieri sera, qualcuno che seguo è stato talmente geniale da pubblicare proprio a caratteri cubitali l'immagine della data di uscita di The Last of Us Parte 2. Quindi chiunque tu sia, grazie mille, ti odio, però vabbè. Poco importa, ragazzi, poco importa. Oddio, fino a un certo punto sarà pubblicato a febbraio 2020. La gente è letteralmente impazzita perché ovviamente hanno fatto vedere che ci saranno delle special edition che probabilmente già saranno terminate, già ancora in preordine. Però a me questo non interessa, ragazzi, perché io sono curiosa di vedere il trailer per vedere se ci rivelano qualcos'altro. Per cui non perdiamo più tempo, ragazzi, e andiamo a guardarlo. Scale of 1 to 10. Aspetta, alt, perché ovviamente non è in italiano, per cui suppongo che dovrò guardare i sottotitoli in inglese sperando di capirci qualcosa. Scale of 1 to 10. How would you rate our kiss from last night? Argomenti interessanti di cui parlare. Già avevamo visto, ragazzi, comunque che Ellie l'hanno fatta omosessuale. All right. You all know the drill. Run your routes. Lock your logbooks. You run into anything you can't handle. Ellie! Come back. Dino, where are you? Get off me! Please stop. Non penso che ci avrebbero già fatto uno spoiler così terribile. Tommy. I have to finish it. You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large that group is. How armed. I don't care. No!
giustamente. Robin di Roma, che cazzo te urli? Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ok. Cerchiamo di recuperare un attimo di calma. Perché, ragazzi, allora, a parte sta sorpresona tipo super mega iper galattica che ci sarà Joel, che oh mio Dio, ragazzi, penso che era quello che tutti quanti stavamo aspettando di sapere, per la miseriaccia. Sto gioco sarà una figata assurda. Allora, da quanto ho capito, ci hanno già fatto capire che di regola, ovviamente come nel primo The Last of Us, ragazzi, i clicker non saranno gli unici nemici, perché ci saranno anche esseri umani che saranno nostri nemici, che a quanto pare la ragazza di... non so se si può definire ragazza, insomma, la tipa con cui comunque Ellie aveva stretto una sorta di relazione, viene ammazzata da un gruppo di banditi, non so come definirli. E cioè, il fatto che comunque ci abbiano già fatto vedere questo, perlomeno ce l'hanno fatto capire, anche se effettivamente non si vede, mi puzza un pochettino, nel senso che oddio, potrebbe pure starci, nel senso che appunto ci hanno voluto far capire dove va a parare la storia, perché effettivamente Ellie quindi vuole andare ad ammazzare tutte queste persone, quindi ci potrebbe stare. Ma sinceramente, cioè, ci sono rimasta un po' così, che già ci hanno fatto capire questa cosa. Però poco importa, perché ragazzi, questo gioco secondo me sarà una figata assurda, allucinante, epica, come lo era il primo, se non di più. Perché ovviamente, ragazzi, avranno di sicuro dovuto cercare di fare ancora di più di quello che avevano fatto col primo The Last of Us. E quindi, wow, da assolutamente prenotare, ragazzi, perché questi sono i giochi che vanno giocati subito. Cioè, anche perché, ragazzi, avendo adorato il primo, non potrò aspettare di giocare questa parte 2, anche perché la stiamo aspettando da tanto tempo. Quindi molto probabilmente lo prenoterò in questi giorni, perché assolutamente, ragazzi, da prenotare. Quindi che dire, che sono assolutamente esaltata, ragazzi, esaltata a livelli atomici, proprio a livelli epici, cioè a livelli mai raggiunti, penso, prima, o forse sì, ma solo in un paio di casi. Per cui ovviamente, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa avete pensato di questo trailer, che aspettative ovviamente avete riguardo questo gioco, e soprattutto come avete reagito al fatto che ci hanno fatto vedere che ci sarà Joel, ragazzi. Oh mio Dio, vi prego, fatemelo sapere, così mi sento un po' meno scema, un po' meno pazza. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!